Salve a tutti e benvenuti nel secondo episodio di Trek to Yomi. Ora sono effettivamente in blind run e come vedete mi sono spostato più nell'angolo di qua per evitare di coprire i sottotitoli come ho fatto nel primo episodio. Nel primo episodio avevamo completato completamente il capitolo 1. Ci mancava purtroppo un solo collezionabile, mannaggia ai manufatti, però come vedete, appunto come temevo, in ogni capitolo ci sono dei collezionabili a trovare. Non so se ritroverò mai tutti, sinceramente, però noi ci proviamo. Detto ciò, il diario si è aggiornato. Trova i tuoi compagni. Gli abitanti di Kamikawamura, il villaggio vicino, sono assediati. Aiko è certa che noi saremo i prossimi, e così Morimitsu, cinque compagni samurai e io siamo partiti per aiutare i sopravvissuti e sconfiggere il condottiero, prima che attaccasse il nostro villaggio. Eppure siamo caduti in un'imboscata, hanno catturato i miei uomini, e ora combatto da solo. Non importa, li troverò e li libererò. Ok, noi prima andiamo di qua, che come al solito ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Esatto, energia aumentata, mi va bene. Me la prendo molto volentieri l'energia aumentata, anche se avrei preferito la salute aumentata. Quindi andiamo avanti, ora siamo cresciuti, ora siamo effettivamente un uomo adulto. Va che agilità questo uomo adulto. E dobbiamo trovare i nostri compagni. Compreso Morimitsu. Hanno tagliato il ponte. Ma troverò un modo se necessario. Vai. Devo spingerlo io, tra l'altro. Ok. La determinazione e la disciplina possono spostare perfino le montagne, c'era scritto. Non ho letto fino in fondo perché ha parlato. Certe volte i giapponesi parlano, ci mettono 3 ore per dire una parola, certe volte invece parlano super veloci, non si capisce niente. Opa, saliamo. E qui abbiamo un bell'altare su cui salvare. Che onore ci sarà mai a sorvegliare un fiume? Dovremmo essere con gli altri. E dai, è solo un lavoro di tutto riposo una volta tanto. Eh sì, venite. Lavoro di riposo? Bello questo lavoro di riposo, eh? Se si prende il tempo, comunque si possono uccidere subito prima che attacchino. Combinazione stordente, una combo rapida con mossa finale stordente. XXY, proviamola. Ok. Così, va bene. Non è niente di che a livello coreografico, però magari può essere utile in combattimento. Salviamo. E proseguiamo. Nuova abilità sbloccata, mosse finali. Puoi giustiziare i nemici storditi con le mosse finali per ripristinare parte della tua salute. Interessante, aggiunta al gameplay. Con RB. Ok. Capacità munizioni raggiunta e vorrei prendere. Ah, ok, qui posso ricaricare i Bo Shuriken. Va bene. I tuoi compari sono già nello Yomi. Non c'è bisogno che muoia anche tu. Sei troppo lento per schivare la mia spada fulmina, samurai. Staremo a vedere. Oh, è veloce questo, è vero? Mossa finale. L'ho assordito con la combo appena presa e l'ho giustiziato. Carina, la mossa finale. Qua posso salire, però non volevo salire, volevo andare a vedere cosa c'è là, in fondo. Capacità munizioni raggiunta. E che palle! Volevo un collezionabile, non delle stupide munizioni di Bo Shuriken. Un cagnolino, un lupo. Lo qui salvo. Posso salire qua? Dai, ci sarà un collezionabile qui, no? Sembra abbastanza secondaria come strada. A quanto pare no. Non è secondaria? Ok,
Realmente non è secondaria? No, non è per niente secondaria. Vado prima dall'altra parte allora. Cosa sta succedendo? Ah, non posso tornare indietro. Ah, ma perché mi hanno aggrato loro, ok. Diario aggiornato. Raggiungi Kamikawamura. Non c'è traccia di Morimitsu o gli altri. Di certo, le bestie che ci hanno teso l'imboscata li avranno condotti alla vicina Kamikawamura, ma hanno distrutto il ponte dopo averlo attraversato. Passerò dalle grotte della montagna, dunque. Ci vorrà più tempo e sarà certamente pericoloso, ma non ci sono altre vie. Bisogna prendere le miniere di Moria? Vabbè, là ho perso tutti i collezionabili del mondo perché ora non posso tornare indietro. Fanculo, basta, non ricerco più i collezionabili, mi hanno stufato. Tiro dritto verso la fine del gioco. Questo invece mi ricorda una scena dello Hobbit. Eccole le miniere. Salva. Sopra posso andarci? Forse per andare a fare visita a quell'osco figuro che lancia. Eh sì. Crepate tutti, grazie. Posso anche parlare con quel tipo? No, voglio solo parlare con lei. Con lui.拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くと、この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうか、ご無事で。Ok, Boshuriken raccolti, va bene. Torno un attimo indietro, vediamo cosa c'era da fare qui. Niente, effettivamente, saremmo passati normalmente e avremmo raccolto altri Boshuriken. Beh, per affrontare quattro persone effettivamente sarebbero state utili. Vamos. Posso cadere? No, non posso cadere, ok. Muri invisibili a manetta. Qui posso andare? Ok, posso prendere effettivamente un collezionabile. Sì, ma puoi tirarlo giù per favore, grazie. Perché bisognava premere giù e non sinistra. Strano. Nuovo collezionabile trovato. No, voglio vedere i collezionabili. Qua. Infatti il primo me lo sono perso. Tecco grezzo. Un ferro di cavallo utilizzato a mo' di arma da un contadino disperato. Colpire impugnando un tecco equivale a infondere la potenza del ferro a un pugno serrato. Tali grezzi strumenti non sono stati sufficienti a placare le ire del condottiero. Se solo Kamikawamura avesse avuto dei guerrieri Bushido a sorvegliare le sue mura, così come avviene ora nella mia città. I guerrieri Bushido. Allora, devo dire che gli interni non sono particolarmente entusiasmanti di questo gioco, eh. Preferisco molto gli esterni. Dai che forse si esce di nuovo. Piove anche. Salvo. Energia aumentata, va bene. Poverini, si ammalano. Fatto. E il ponte. Cade. Ponte. Un tronco marcio lì da chissà quanto cade. Ora è qua dove dovrò andare, sinistra o destra, per non perdere un collezionabile. Proviamo ad andare di qua. Ok, ho fatto la scelta giusta. Capacità munizioni raggiunta. Nuovo collezionabile trovato. Non mi va più direttamente sui manufatti. Peccato. Le tre scimmie. Ah. Non parlo, non sento, non vedo. Ah, gentili Mizaru,
Kikazaru e Iwazaru. Se il male non può essere visto, ascoltato o pronunciato, allora sarà possibile proteggerci da giorni di onerosa sfortuna. Quest'oggi fin troppo sangue è già stato versato su questa terra. Temo che questi tre guardiani animali ci abbiano abbandonato. E se ti abbandonano le scimmie è un problema, eh. Un grosso problema. Vai, scattiamo e andiamo. Ah, che bello anche l'effetto di quando corre nel fango. Di qua si può andare? A quanto pare no. Posso solo salvare un'altra volta in maniera anche abbastanza inutile. Nemici corazzati. Gli attacchi perforanti e le mosse finali sono efficaci contro nemici corazzati. Ok. Fermo lì. Nessuno può passare di qui. Lasciami passare, bestia. Cazzatissimo. Perforante. Ehi, calmo. Perforante. No, volevo fare un perforante. Perforante. E mossa finale. Combinazione pesante. YY. Ok, proviamola. Bene così. E facendo tra l'altro con la mossa finale mi sono anche ricaricato gli HP. Filmato. Vediamo un po'. Quella deve essere Kamikawa Mura. Eccoli in processione. Quello lì deve essere Morimitsu. Vabbè, serviva un po' un cavolo sto filmato, eh. Diario aggiornato. Fammi leggere il diario. Morimitsu e i miei uomini sono effettivamente a Kamikawa Mura. Ma i farabutti che li hanno rapiti sono così spietati che non posso sprecare neanche un istante se voglio ritrovarli vivi. Molti briganti hanno già assaporato la mia lama. Scusate. Ma manderò nello Yomi tutti quelli che saranno necessari. In seguito porrò fine alla minaccia rappresentata dal loro condottiero, chiunque esso sia. Incazzatissimo. Ma qui c'è qualcosa che luccica. Ah, capacità munizioni raggiunta. Che palle, queste munizioni. Penso sempre che sia un collezionabile o un potenziamento. Infame non toccarmi. Non toccarla davvero, cioè. Due bei contrattacchi. Un altro contrattacco e uno a fondo. Anche loro attaccano però quando li attacchi. Cattivissimi. Mi dà una ricompensa lei, signorina? Non mi dà una ricompensa. Male, male. Procediamo. Altare. Mossa finale. E quello l'ho visto che era un corazzato e sono andato subito di combo stordente e mossa finale. Salva gli abitanti, diario aggiornato per l'ultima volta in questo capitolo. Perdonami, maestro, se non avessi interferito, se non avessi provato a combattere il capo dei briganti, forse saresti ancora vivo. Ah, se ne è reso conto, quindi. Sebbene non possa espiare le mie colpe, manterrò il giuramento fatto quando lo Yomi ti ha reclamato. Quando, non quanto, eh. Proteggerò la mia gente e resterò al fianco della tua Aiko. Seguirò la via dei samurai fin quando avrò fiato in corpo. Va bene. No, massacrare così a sangue freddo. Lasciate tutto e scappate? Andiamo prima a vedere cosa c'è qua. Sarà un collezionabile sicuro. Nessuno verrà ad aiutarci. Buongiorno, come in Pokémon si entra in casa? Ok, Bushuriken raccolti, potenziamento.
energia aumentata. Preferirei la salute, però. Sto continuando ad aumentare a dismisura l'energia, ma la salute scarseggia, eh. Tu posso entrare? Sì che posso entrare. Ok. Nuova abilità sbloccata. Attacco scattante. Avanti, tieni premuto B e Y. Attacco scattante causa barcollamento. Ah, ok, quindi così tipo. Ah, bello, dai. Qui non c'è niente da raccogliere, giusto? C'erano solo quelle donne da salvare. I miei bambini. Posso aiutarti? No. Non posso aiutarti. Qui si salva di nuovo. Qua devo tirare via il carretto. Là sopra forse c'è un passaggio di qua. No, non posso passare. Di qua sì, però. Posso entrare qui? Bella lì. Ecco fatto. Forse questa era davvero la strada giusta, però. Dannazione. Avrei voluto. Ma è. Vorrei passare io, però. Oh, ok. Non mi prendeva il comando su. Di qua però mi sa che si va avanti, eh. Proviamo a entrare dentro qui. Stordito e mossa finale. Quanto cruenta. Però qui non c'è niente nemmeno in questa casa. Che palle. Sul ponte c'è qualcosa. Ah, qui posso parlare a lui. Oh, no, Bushuriken raccolti. Non me ne frega niente. Avrei voluto avere. Forse di qua si va avanti, eh. Avrei voluto avere un potenziamento, non dei Bushuriken. E qua si trova qualcosa di interessante. Oh, qua sì. Capacità munizioni. Ma che palle. Qua però c'è un potenziamento. Salute aumentata. Oh, finalmente. Vai, torniamo indietro più forti di prima. Usiamo un po' questi bushuri che anche tanto ce ne stanno dando a manetta. Così no. Ah. Oh, è caduto. Bene così. Vediamo un po' qua dove si può andare. Si può andare di qua sicuramente. Ok. Però di qua probabilmente si va avanti perché c'è un altare. Di qua allora. Ok, stavo per crepare, eh. Avevo davvero pochi HP, ma quanti ce ne sono? No, sono morto. Prima morte del gameplay. Riparto da qua, va bene. Ho il potenziamento alla vita però che avevo trovato là. L'ho preso? Me l'ha contato? Sì, me l'ha contato.
Avrei dovuto salvare in quell'altare per non morire. Devo usare queste combo qua, non devo usarle a fondo, perché altrimenti loro contrattaccano. Esatto, vedi, così. Ok. Di qua non si va da nessuna parte. Proviamo ad andare da questa parte ora. Ups, sei morto? Ups, ho colpito anche te. Ora è andata molto meglio. Aia, aia. Quando ti colpiscono da dietro fanno molto più male, o sbaglio? Ho un'impressione che ho avuto. Vabbè, anche di qua si va avanti, effettivamente, allora, Salvo, recupero un po' di HP e torno indietro. A vedere se di là c'è qualcosa di... probabilmente un collezionabile, ma magari anche un potenziamento, Effettivamente, se non si esplora... oltre a perdersi i collezionabili, si perde anche ci si perde anche i potenziamenti, che sono importanti. Aia. Stordito e mossa finale. Nuova abilità sbloccata. Attacco con rotazione leggero. All'indietro XX. Esegui attacchi leggeri aggiuntivi dopo un attacco rotante. Ok, così. No, aspetta, così. Va bene. Ok, ci sta. Per essere più efficaci. Qui infatti abbiamo un Bo Shuriken. Ok, una roba inutile. E qui dentro però... ho provato a fermarli, ma... è abitante. Hai fatto ciò che potevi. Dimmi, ne hai visti altri come me? A lui interessa solo trovare i suoi alleati, eh. Nella piazza centrale. Grazie uomo. Energia aumentata, ottimo. Come vi dicevo, ci sono anche potenziamenti da trovare, non solo collezionabili. E i potenziamenti sono fondamentali per proseguire in maniera abbastanza liscia nel gioco. Tanto con lo scatto così infinito si può andare anche abbastanza spediti un po' ovunque. Ottima mossa di game design questa. Pure il fulmine, bello. Mi stavo per girare e colpirlo con quella nuova combo che ho imparato. Guarda come evita. Devo proprio aspettarlo per fargli il contrattacco, altrimenti evita tutto lui. Tranne i Bo Shuriken. Morto. Ok. Datemi un altare ora però, perché ne ho bisogno. No, dai, un altare. Non fatemi combattere ora. No. Bo Shuriken. Non ne ho più. Ok, devo stare molto safe. Ne arrivano altri. Ok, no. Ora datemi un altare però. Collezionabili furia. I collezionabili relativi alla furia possono essere utilizzati per sbloccare o migliorare i tuoi attacchi e abilità. Cosa? Questo? Nuova abilità sbloccata. Parata e schivata su due lati. Mentre pari o schivi, ora ti rivolgerai automaticamente verso l'attacco in arrivo. Bello! Bello questa cosa. Oh, un altare, grazie. Sono fuggiti sui tetti. Combattimento sui tetti ora. Vamos.
Aspetta, posso andare di qua? C'è qualcosa? No. Vai piccioni lì. Mi sembrava aver visto un uccello. Sempre parare in questo gioco, sempre parare prima di fare qualsiasi cosa. Esatto. E via così. Easy. Bene così. Posso fargli una mossa finale dopo avergli fatto lo scatto? Ma quanti colpi ci vogliono per ammazzare questo corazzato? Ma i colpi perforanti, cioè, li fanno male, eh? Niente, ci vogliono tantissimi colpi. Quelli corazzati conviene effettivamente stordirli e ucciderli con la mossa finale. Non conviene fare altro. Ma quindi dove hanno portato i nostri amici? Qui si può trovare qualcosa? Posso passare anche di qua volendo. Là c'è un altare. È un collezionabile. Ah no, capacità bushuriken aumentata. Questo è un collezionabile, no? Salute aumentata. Allora niente, altare, posto segreto che prendo molto volentieri. Salute e bushuriken aumentati non sono male, eh. Non sono male per niente. Anche perché quando sei alle strette i bushuriken sono ottimi. Dalla distanza ammazzi un paio di nemici. Ma l'attacco pesante ci mette 3 anni a partire, cioè. Capito che è pesante l'attacco, però. Ecco, lui va stordito. Esatto, e poi è finito con la mossa finale. Altrimenti ci mette 3 le ore. E si continua. Ah, dice qualcosa, eh? Capacità munizioni raggiunta. Ma che palle, davvero. Alla piazza principale. Andiamo. Dovremmo essere arrivati alla fine del capitolo, in teoria, ormai. Probabilmente questo è il filmato finale. Eccoli. Tutti prigionieri, compreso il buon vecchio Morimitsu. No! No! Dai, che brutto! Che stronzo. Ma allora perché li ha fatti prigionieri? Scusami se poi ne ha ammazzati così. Minaccia questo, eh. Attenzione. È velocissimo questo. Non gli fanno niente Bo Shuriken, giustamente.
Mi dà la possibilità di recuperare un po' di HP? No. No, devo solo combattere contro i suoi tirapiedi. Devo stare attento quando contrattacca lui perché è molto veloce. Ah, è lì sopra la barra della vita, non l'avevo vista. Guardalo come tenta di attaccarmi. Siamo tutti e due sulla difensiva perché anche lui sa che sta per crepare. Ah, stordito. Allora? Oh, andato. All'ultimo era un po'... Non so se era un po' buggato il nemico, però... Attenzione, è stato scammato questo povero Hiroki. Ok, anche il secondo capitolo l'abbiamo completato. フラッシュバック。愛子殿が成るべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありません。先生にお誓いしたように 私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。 Hanno attaccato il suo villaggio. Beh, ma effettivamente, scusa, lui è da solo. È l'unico che sa combattere del suo villaggio di mongoli. Ora è notte. Trova Aiko, diario aggiornato. Leggiamo questa cosa e fermiamo l'episodio. Ho vissuto molti giorni bui, ma nessuno terribile come questo. Kamikawa Mura era una trappola, un'esca intrisa di sangue. La mia casa, la mia Aiko. Lasciate senza protezione, solo perché potessi inseguire un trofeo. E Morimitsu, i miei amici, sono morti perché mi hanno seguito. Ora le fiamme si levano e gli assassini infestano le strade. Ma Aiko sa bene quanto me cosa fare. Voglio credere che sia al sicuro. Voglio crederlo sì. Detto ciò, comunque, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.